sgomento a Villa Verle e dintorni, ma anche tra personale e clienti dei locali del divertimento del Vicentino per l'improvvisa morte di Piero Perlone, un uomo di origini pugliesi assai conosciuto per la sua attività nei servizi di security, di bodyguard all'occorrenza, oltre che operaio turnista in acciaierie Valbrune, deceduto in seguito ad un malore improvviso che lo ha stroncato a 42 anni l'altra notte all'interno dell'azienda. Perlone si è sentito male sul posto di lavoro notturno tra martedì e mercoledì, in un frangente in cui si trovava da solo in un ufficio nel reparto, forse nel corso di una pausa lavoro. Sarebbe stato trovato senza vita a distanza di più ore, circostanza questa da verificare da parte di chi sta indagando sul tragico evento. Solo quando uno dei colleghi lo ha cercato è scattato l'allarme al 118, i soccorsi giunti nello stabilimento non hanno potuto far nulla, trovandosi di fronte al corpo di fatto già cadavere. Si tratterebbe di un nuovo caso di morte naturale, sembra probabile l'infarto cardiocircolatorio, fatte salve le opportune verifiche, il 42enne padre di una bimba di 7 anni. Dolore diffuso alla notizia di questa morte inaspettata, sia in Puglia che a Vicenza, le due case di Piero, originario di Torre Santa Susanna, comune di circa 10.000 abitanti in provincia di Brindisi. Dalla Lombardia, dove vivono da tempo, sono giunti in Veneto i genitori del compianto padre di famiglia, persona instancabile, tanto da portare avanti due attività lavorative parallele. Data e modalità dell'addio non sono ancora state rese note.